Sonetto, your data, our business. Buongiorno, buongiorno signore e signori, grazie per aver accettato il nostro invito per il webinar di oggi. È sempre una cosa un po' difficile investire il tempo, voglio ringraziarvi per questo investimento. Vi assicuro dall'altra parte che sarà un buon investimento perché oggi esploriamo insieme la cosa che fa i prodotti Sonetto veramente unici. Parliamo della tecnologia indietro e parliamo del nostro nuovo sistema operativo, il Sonetto OS 4. Mi presento prima di tutto, alcuni di voi mi conoscono, per quelli che no, il mio nome è Dragos Kioran, sono il responsabile marketing di Sonetto. Qui sul schermo potete vedere il mio email, il mio Twitter, potete scrivermi se avete delle domande durante le vostre trattative o se avete bisogno di qualche materiale di marketing oppure risposte alle vostre domande, sono sempre qui con voi. Insieme con me oggi è Alessandro Freddi. Alessandro Freddi è il country manager di Sonetto per Italia. Cosa facciamo oggi? Come vi ho detto, esploriamo la nostra tecnologia, ma soprattutto esploriamo il nostro nuovo sistema operativo, Sonetto OS 4. E Sonetto OS 4 è, possiamo dire, l'apice della nostra tecnologia. È una roba molto interessante perché Sonetto OS 4 viene con un stack software, adesso tutti i pezzi di tecnologia dentro. Noi diciamo che è un stack software e questo stack software è completamente ridesignato. Come prima notizia voglio dirvi che cominciando adesso dal 22 marzo il Sonetto OS 4 è disponibile su tutti i nuovi HyperSeries 3000, viene preinstallato con ogni HyperSeries 3000. E come tanti di voi già sapete, abbiamo rilasciato la prima versione del Sonetto OS 4 sull'HyperSeries 2000, alla fine dell'anno scorso. E adesso è arrivato il momento che possiamo dire più aspettato da tutti. Dopo un anno di sviluppo, stiamo mettendo il Sonetto OS 4 su tutta l'HyperSeries. Questo sistema operativo è il primo di questo tipo nel mondo e durante questo webinar guardiamo insieme perché è rivoluzionario dal punto di vista tecnico. Dopo continuiamo con un sguardo sulla, diciamo, sulla filosofia che ha guidato il nostro sviluppo e la nostra architettura software. Guardiamo anche i motivi per quali abbiamo creato il Sonetto OS 4, perché abbiamo deciso di fare questo investimento e finiamo con un demo tecnico per poter guardare a vivo come funzionano tutti questi tutta questa tecnologia. Quindi sedetevi, rilassatevi e divertitevi. Per andare direttamente sulla cosa più importante soprattutto, il Sonetto OS 4 è stato creato per arrivare 100% alla nostra visione. Qual è la nostra visione? Quella di creare un prodotto che è in grado di aiutare le piccole e medie imprese a competere con le grandi aziende enterprise. Ma competere come? Competere al stesso livello di tecnologia e al stesso livello di agilità nel loro business. Perché cosa facciamo noi a Sonetto? Noi prendiamo la tecnologia enterprise
che è complessa, è difficile di usare. E, mettiamo questa tecnologia attraverso, noi lo chiamiamo il filtro Sineto. Cosa succede? Tutta questa tecnologia complessa e difficile da usare diventa semplice, diventa ideale per il mondo delle piccole e medie imprese. Perché quando pensate a Sineto, potete pensare che Sineto è l'azienda che semplifica il complesso. E senza dire altre cose, Sineto S4 fa finalmente questa visione una realtà. E questa è la cosa che abbiamo cominciato a fare all'inizio con l'Hyper Series, quando abbiamo lanciato l'Hyper Series all'inizio dell'anno scorso. Abbiamo creato una piattaforma che unisce i concetti di data center, di storage e, più importante soprattutto, di disaster recovery. E voglio essere molto chiaro qui. Non esiste un altro prodotto sul mercato che ha questo approccio rivoluzionario, fornendo veramente tutti i servizi IT che una piccola o media impresa oppure un remote office ha bisogno, in un singolo prodotto. E con Sineto S4 lanciato su tutta la nostra gamma di prodotti, questo concetto di un'architettura unificata prende vita davvero. In termini semplici, Sineto S4 semplifica, accelera e proteggere tutte le operazioni IT dentro un'azienda. E andiamo avanti con il webinar e andiamo a esplorare questi concetti in modo puntuale. Da sicuro la prima domanda che esce è: perché Sineto 4? Vado un po' in un'altra direzione. Se parliamo del perché, durante questo webinar, se avete delle domande, potete usare l'interfaccia qui sulla sezione di domande, sulla sezione di question, per fare le vostre domande. Io e Alessandro siamo qui per rispondervi. Adesso, la prima domanda è: perché Sineto S4? Perché abbiamo creato praticamente un nuovo sistema operativo? Perché ci sono dei problemi dell'IT oggi, e dobbiamo guardare un po' come queste sfide cambia il gioco per le piccole e medie imprese. Il problema vista da noi guardando altri prodotti IT di fascia enterprise è che tante altre soluzioni iperconvergenti sono solo dei virtual storage glorificati. Adesso l'utente deve ancora spendere un sacco del suo tempo e un sacco di altre risorse aziendali per commutarsi tra diverse interfacce. Pensate anche voi, per esempio, a Datacore oppure ai altri prodotti dove la maggior parte delle operazioni sono ancora manuali. Adesso passiamo al punto numero due, un altro punto dove le infrastrutture iperconvergenti non riescono ad arrivare a un punto giusto verso l'utente, in particolare nel mondo delle piccole e medie imprese, è la promessa di semplicità. Dobbiamo abbordare questa cosa che, unificando applicazioni o server, la parte di storage, la parte di SAN, di storage area network, e la rete che collega tutto, non ha tanto senso se un responsabile IT deve spendere un sacco del suo tempo gestendo i diversi pezzi della infrastruttura. E una infrastruttura di questo tipo ha sempre un piccolo grado di automazione. Ma possiamo dire che Sineto, per la prima volta con il OS4, riesce a risolvere questo problema e diventa finalmente un'infrastruttura molto semplice da usare. E il terzo punto, uno dei più importanti, è un altro motivo per quale abbiamo creato Sineto S4, è
ottenere la semplicità e la velocità anche nella protezione dei dati. Per adesso i prodotti Sineto sono unici nel mondo che riescono a unificare i concetti di backup e disaster recovery con la parte del data center virtuale e la parte di storage, perché tutte le altre infrastrutture IT hanno bisogno di un software di backup, un software da una terza parte e probabilmente anche di un'infrastruttura separata di disaster recovery per poter fare il ripristino. Dopo, un RPO e un RTO basso è molto difficile di ottenere. E questa cosa succede esattamente perché le diverse tecnologie non sono veramente integrate. Guardando queste sfide, la nostra risposta è Sineto S4. Questo è il primo software IT Enterprise che unisce tutti questi concetti di data center, disaster recovery e storage in un singolo prodotto con un singolo punto di gestione dove tutte le cose che un responsabile IT fa ogni giorno, la creazione di nuove risorse, la protezione, il ripristino oppure solo il monitoraggio, sono automatizzate, sono collegate e possono essere fatte direttamente dalla stessa interfaccia. Non è necessario passare tra i diversi pezzi. Questa combinazione di iperconvergenza e disaster recovery è stato sempre il core e l'unicità dei prodotti Sineto. Adesso stiamo andando a un livello più alto con Sineto S4, che riesce a unificare tutta questa tecnologia. Più di questo, abbiamo creato l'OS usando una filosofia molto interessante. Noi diciamo, questa filosofia si chiama one click, adesso solo un click per fare tutto. Ma cosa vogliamo dire con il concetto di solo uno click per fare tutto? Detto in modo semplice, abbiamo preso il nostro 8 anni di esperienza con infrastrutture IT e abbiamo analizzato i modelli comportamentali dei responsabili IT. Che tipo di azioni fanno? Perché si collegano alle loro infrastrutture IT? Che tipo di servizi devono offrire all'azienda? Che tipo di problemi stanno incontrando, in particolare nel mondo delle piccole e medie imprese e dei uffici remoti. Questa analisi a lungo termine ci ha portato alla conclusione che i responsabili IT si collegano alle infrastrutture in un numero di casi reali limitati. Adesso non vadano sulla infrastruttura senza avere degli obiettivi precisi. Quando un responsabile IT si collega alla sua infrastruttura, fa questa cosa per eseguire delle cose molto precise, delle azioni molto precise. Creazione di una nuova risorsa per l'azienda, potrebbe essere un nuovo data store per una macchina virtuale, una nuova cartella condivisa in rete. Oppure potrebbe essere una nuova programma di backup o di replica per una macchina virtuale. E sempre con maggior frequenza, i responsabili IT hanno bisogno di recuperare applicazioni o l'intera infrastruttura dopo un errore umano, un attacco cibernetico e in alcuni casi anche dopo un disastro naturale. Ma questa cosa con gli attacchi cibernetici è oggi una realtà che è arrivato in tante aziende e guardiamo un po' cosa è successo ieri anche con una delle più grandi aziende nel mondo. Parliamo di Boeing che hanno ricevuto un ransomware da qualche parte. L'ultima cosa che voglio puntare qui sul concetto di un click per fare tutto
è il fatto che il numero di servizi IT, di cui la maggior parte delle aziende hanno dentro, è in realtà relativamente piccolo. Le aziende praticamente vogliono avere applicazioni virtuali attraverso un hypervisor, la parte di storage sotto forma di NAS e sotto forma di SAN, funzionalità di disaster recovery e finalmente il networking per collegare tutti questi pezzi. Adesso, per semplificare questo concetto, un click per fare tutto significa che durante il nostro sviluppo del CNetOS 4 ci abbiamo concentrato sull'automazione e abbiamo semplificato e accelerato tutte queste azioni di un IT manager, e collegando queste azioni, abbiamo collegato le azioni con i servizi IT che esistono sotto. Adesso, fino a questo punto, abbiamo parlato dei motivi per quale CNetOS 4 è stato creato, abbiamo guardato la filosofia che ha guidato i nostri sviluppatori. È arrivato il momento di parlare un po' della tecnologia e dei diversi pezzi tecnologici che insieme costituiscono il CNetOS 4. E CNetOS 4 è costituito da quattro diversi livelli che sono stati creati, sono stati progettati per lavorare insieme in diciamo una sinfonia perfetta di tecnologia. Questi pezzi devono fornire tutti i servizi IT che abbiamo menzionato sull'altro slide, e con un'esperienza di uso ineguagliabile. In cima all'architettura hardware, che è sempre stata una roba plug and play con CNetO, con l'Hyper Series, che è la nostra serie di prodotti, si trova praticamente un'architettura software unica. Al primo livello è il file system. Noi utilizziamo un file system potente che, come avete visto con vostri utenti finali di CNetO negli ultimi 8 anni, ha un'affidabilità provata negli ambiti di produzione. E sopra questo file system abbiamo implementato il nostro ingrediente segreto, che guardiamo nei altri slide di questo webinar. Il prossimo, dopo, sopra il file system, il livello di iperconvergenza, e qui in questo livello esegue tutte le macchine virtuali utilizzando l'hypervisor VMware integrato con le nostre tecnologie sopra per avere una integrazione con il file system e gli altri componenti. E al stesso livello si trova il componente tecnologico che dal nostro punto di vista è più importante, il livello di copy data management. Questo ci consente, questo copy data management, di automatizzare sia i backup per le macchine virtuali e i file, e sia le operazioni di ripristino automatico. Un ripristino che guardiamo nella parte di demo è molto veloce. E soprattutto c'è la interfaccia, e qui praticamente abbiamo centralizzato tutti questi concetti e tecnologia in un centro di gestione moderno costruito usando la filosofia di solo un click per fare tutto. E l'innovazione principale dei prodotti CNetO è l'incontro tra la funzionalità completa di data center e il disaster recovery integrato, come abbiamo detto. E noi abbiamo andato con questo approccio e siamo arrivati a un livello superiore, a un livello successivo, perché abbiamo riuscito a migliorare
la gestione e il recupero di più copie di dati utilizzando questo approccio di copy data management, il CDM. E questo concetto di CDM inizia con l'idea che tutta una serie di funzioni IT dipendono da queste copie di dati. Adesso una soluzione CDM come la nostra, una soluzione CDM adeguata, è progettata per gestire la creazione e l'uso di queste copie in modo efficiente e soprattutto automatizzato. Questo è in effetti un approccio diverso, dove la protezione dei dati come uno dei è visto la protezione dei dati è vista come uno dei tanti consumatori di queste copie di dati, perché nella maggior parte delle organizazioni ci sono interi siti di disaster recovery pieni di copie di dati che siedono in giro e non fanno nulla, aspettando un momento di quando succede qualcosa, e che potrebbe non succedere mai. Quindi oltre all'automazione della protezione del ripristino, possiamo, da oggi siamo in grado di utilizzare queste copie come risorse on demand in altri ambiti, come per esempio il sviluppo, oppure il testing, oppure l'archivazione. Nella architettura Sinetro S4 le copie multiple funzionano così. La prima copia indica i dati in tempo reale sulla macchina principale, più i backup locali. Adesso tutti i dati che si trovano sulla macchina principale costituiscono la prima copia. La seconda copia è una replicazione, adesso è la prima copia replicata su un'altra macchina Sinetro. Per essere più precisi, su un'altra istanza di Sinetro S4, che può essere su un prodotto Sinetro dove il Sinetro S4 è l'hardware, ma anche come versione solo software su il cloud di un provider predefinito. E praticamente per noi questo è il futuro, di avere la capacità di ricevere dei backup da una macchina fisica Sinetro in un cloud. E finalmente la terza copia è un'ulteriore replica dei dati su un'altra macchina Sinetro oppure su un altro cloud. Finalmente il livello di iperconvergenza è completamente integrato con il concetto di CDM, di Copy Data Management, per le VM, le macchine virtuali, e i data store. E questo livello di iperconvergenza consente alle macchine virtuali di essere distribuite e gestite direttamente sull'appliance Sinetro. Guardiamo questa cosa durante il demo. Noi usiamo l'Hypervisor VMware, è una scelta perfetta per il nostro mercato, è un prodotto molto maturo con un ampio margine di adozione, è integrato con il resto dei componenti tramite un plugin proprietario di Sinetro per la gestione delle macchine virtuali. E finalmente arriviamo anche alla interfaccia, perché l'interfaccia è quella che consente ai responsabili IT di gestire le macchine virtuali direttamente dall'interfaccia, consente di eseguire automaticamente i backup delle macchine virtuali e di replicare in modo asincrono sull'unità di AR incorporata questi backup, perché ogni prodotto HyperSeries viene fornito con un'unità di disaster recovery integrata, e questa diventa praticamente la seconda copia dei dati nel concetto di copy data management. Um,
L'ultimo, ma non meno importante, pezzo di tecnologia che abbiamo è il file system. E il file system all'interno di SenatOS 4 ha una gamma completa di meccanismi di autoprotezione, come avete visto anche con i vostri clienti di Sineto. Ha una gamma completa di questi meccanismi che fanno la protezione blocco a blocco. E il compito principale di questo file system è garantire la coerenza a lungo termine dei dati e di consentire una scalabilità, una grande scalabilità in termini di spazio e prestazioni. Adesso, come abbiamo preso questo file system con una, diciamo, comprovata affidabilità nella produzione? E abbiamo integrato questo file system con la nostra visione di una infrastruttura IT completamente unificata. Sopra questo file system abbiamo scritto un livello avanzato di metadati che rende il file system intelligente. La cosa che voglio dire è che il livello dei metadati rende il file system consapevole sul tipo di oggetto da cui provengono i dati. Se questo oggetto è un VM, un data store, una condivisione NAS, è un protocollo SAN, e soprattutto se questo oggetto è un oggetto di disaster recovery, adesso un backup, una clone, altri concetti di questo tipo. Il file system sa che certi dati fanno parte di questi oggetti. Questa è la nostra, non so, diciamo, idea più interessante verso i file system, perché abbiamo riuscito a integrare il nostro concetto di data center unificato con la parte di disaster recovery che è in grado di fare un replay istantaneo. E prima di procedere con la parte di demo, con la parte più interessante di questo webinar, in cui vedrete tutti questi concetti e queste tecnologie in azione, voglio darvi un'occhiata ai vantaggi che abbiamo riuscito a portare con il SenatOS 4 e cosa vogliamo dire con il concetto di semplificare, accelerare e proteggere. SenatOS 4 semplifica le operazioni IT perché hai una interfaccia dove hai la possibilità di fare tutti i processi con solo un clic. Adesso la creazione di nuove risorse, la protezione, il recupero, il monitoraggio, tutto. Hai la capacità di sapere molto veloce come puoi usare la tua piattaforma Sineto per fare tutto il tuo lavoro molto veloce. Hai solo un singolo punto di supporto per tutta la infrastruttura IT. Non è necessario fare delle telefonate tra i diversi vendor per capire dove puoi trovare un aiuto. Sono dei prodotti plug and play, la installazione non è molto complessa. Qui mi fermo un po' perché durante questo webinar potete scaricare due documenti che portano questo concetto di semplicità anche sulla parte di installazione. Si tratta del user manual, del manuale per il SenatOS 4, dove potete guardare tutti questi concetti. E anche scaricabile in questo webinar è il Quick Start Guide su come si fa la installazione dell'Hyper-Series. E finalmente SenatOS 4 semplifica un po' il gioco perché è l'unica infrastruttura creata specificamente per gli ambiti delle piccole e medie imprese. SenatOS 4 ti permette di accelerare il business,
con il nostro concetto di ripristino totale dell'infrastruttura in 15 minuti dopo un incidente di downtime. I backup sono istantanei, sono automatici, se è sempre affidabili. E il ripristino locale, per esempio, da un ripristino locale di un VM è istantaneo. E finalmente Synatos S4 proteggere i dati e l'investimento perché è l'unica infrastruttura che ha il disaster recovery integrato, dove la protezione e la replica dei dati è automatica. Non c'è nessuna necessità di un altro prodotto di terze parte, per esempio un Vimo o un'altra roba di questo tipo. E come sempre con Sineto non sono dei costi nascosti. Quello che vedi è quello che ottieni. Adesso andiamo alla parte più interessante di questo webinar, alla parte di demo, dove guardiamo insieme tutta questa tecnologia e tutti questi concetti unificati. Se avete delle domande, vi ricordo che potete usare la sezione di domande e noi vi rispondiamo. Adesso, qui abbiamo il Syneto S4, questo è il nuovo dashboard. Siamo su una macchina classica Hyper Series, dove abbiamo un'unità primaria, è questa che si vede adesso, e abbiamo anche una unità di disaster recovery dove possiamo replicare i nostri backup e dove possiamo fare il ripristino se succede qualcosa con la macchina primaria. Prima di tutto voglio farvi vedere un po' l'interfaccia di questo prodotto. Qui sulla parte di dashboard avete sempre un sguardo a 360 gradi su tutti i servizi gestiti da questa infrastruttura, la parte di risorse, quanto CPU, quanta memoria, quanto storage è usato, è la parte più interessante, unica su Sineto, è la parte di protezione. Questo è un concetto, questo è il concetto di disaster recovery integrato, perché qui potete guardare su ogni tipo di risorsa, sulle macchine virtuali, sulle cartelle, se questo tipo di risorsa ha un grado di protezione o no. E andando avanti, abbiamo da sicuro l'hypervisor. La parte di macchine virtuale, la parte di spazio e quanto spazio abbiamo riuscito a riprendere con la nostra tecnologia di compressione. Noi facciamo una compressione inline. Praticamente qui abbiamo riuscito ad avere un qualche 40% di spazio in più usando questa tecnologia. Per farvi vedere un po' quanto semplice è con Sineto, diciamo che per fare il monitoraggio dobbiamo semplicemente andare su questa parte di alerte e il sistema fa tutto questo lavoro automatico indietro e va a verificare ogni pezzo dell'infrastruttura per capire se ci sono dei problemi o no. Prima di andare avanti, voglio farvi vedere anche quanto semplice e automatico è di creare un nuovo data store su Sineto, perché uguale la cosa che succede è che un IT manager deve investire tanto del suo tempo, non solo per creare il data store sulla parte di storage, ma anche per registrare questo data store nell'hypervisor. Adesso su Sineto invece tutti questi processi sono automatizzati. Per esempio, creiamo un nuovo data store, diciamo test data store, e semplicemente facciamo create.
tutto succede indietro, tutto il lavoro succede indietro, questo data store è già registrato nell'hypervisor, possiamo mettere delle macchine virtuali sopra. Se parliamo delle macchine virtuali, usando il menu alla parte sinistra, possiamo semplicemente andare sulle macchine virtuali che abbiamo qui. Vi faccio vedere, questa è una macchina classica Windows 10. Cliccando su ogni macchina in questo menu possiamo avere un sguardo su, su tutte le risorse, tutta la informazione in quanto riguarda questa macchina. Adesso il data store dove è installata, il tipo di sistema operativo, la parte di disaster recovery integrata. Qui possiamo guardare la protezione, per esempio questa macchina virtuale ha un backup che è fatto ogni giorno e dopo questo backup è replicato. Qui possiamo guardare anche quanto CPU è usato, quanta memoria, quanto spazio. E tramite la nostra tecnologia e la integrazione con il hypervisor possiamo anche fare delle azioni direttamente sul VM, per esempio il power off, il suspend, il reset, e possiamo anche gestire la macchina virtuale direttamente da questa interfaccia semplicemente cliccando sulla finestra, sul console di questa macchina. Ritorniamo alla macchina tra poco. Prima di tutto andiamo per fare un'azione unica per Sineto, adesso per creare un programma di protezione per questa macchina. Noi su Sineto la cosa che facciamo è mettiamo una macchina virtuale su ogni data store. Adesso ogni macchina virtuale ha il suo proprio data store e facendo questa cosa il ripristino diventa un po' più semplice. Ok, proviamo di guardare il data store per la nostra macchina. Diciamo che lavoriamo con questa macchina classica Windows 10. Come possiamo vedere qui, questa macchina ha già la sua protezione, ha già un backup ogni giorno con 30 copie qui sulla macchina primaria e dopo altre 60 copie replicate sulla macchina DDR. Ma diciamo che questa macchina può essere una molto importante, può essere una macchina del dipartimento finanziario e vogliamo avere dei backup ogni minuto, per esempio. Qui possiamo guardare il nostro concetto di One Click Everything, perché semplicemente diciamo che vogliamo un backup ogni minuto, vogliamo avere 10 backup qui locale per poter ripristinare gli ultimi 10 minuti e vogliamo replicare questi backup sulla macchina di Disaster Recovery. Qui abbiamo la possibilità anche di fare l'encryption del backup, perché la macchina DDR può essere localizzata in un altro sede e la replica viene fatta tramite l'internet. Adesso vogliamo proteggere il backup con l'encrizione. Sulla macchina DDR diciamo che vogliamo avere 30 copie, sempre per poter ripristinare gli ultimi 30 minuti di lavoro. E qui vediamo il concetto di One Click Everything, solo un click per fare tutto. Semplicemente facciamo il save e il backup va senza problemi. Diciamo che possiamo dire al sistema di fare il backup adesso, solo per mostrarvi come funziona. Come potete vedere, la replicazione sta succedendo. È un'operazione che dura veramente poco. Per esempio, questa macchina virtuale, se andiamo indietro sulla parte di macchine virtuale, ha 8 giga di spazio, ma la velocità
del backup locale è sempre istantaneo, è molto veloce, non conta la quantità di spazio usato, può essere 8 giga, può essere 800 giga, 1 tera, 8 tera, la velocità è sempre, sempre questa. Ok, come ho detto, ho lasciato qui questa notizia aperta. È una notizia molto interessante che è successo ieri, il fatto che Boeing, una delle più grandi aziende nel mondo e il più grande produttore di aerei nel mondo, è stato colpito dal nostro amico WannaCry. Il fatto che Boeing è stato colpito, il fatto che a Boeing è stata fermata la produzione di aerei, è un'idea che probabilmente che dice che anche nelle piccole e medie imprese è anche più facile di prendere un'infezione con il ransomware. E adesso guardiamo quanto semplice è ripristinare una macchina con Sinetto, con il nostro concetto di copy data management, e quanto semplice diventa per un IT manager di ripristinare tutto in pochi minuti, senza avere un tempo di ferma di 3, 4, 5 ore come sulle infrastrutture tradizionali. Adesso, prima di tutto, dobbiamo avere un minaccio vero. Qui potete vedere il management delle macchine virtuali direttamente su un sistema Sinetto. Andiamo sul Windows del signore John Smith, che lavora nel nostro dipartimento finanziario. Adesso la cosa che facciamo è che andiamo con questo bellissimo ransomware che abbiamo qui, e il stesso WannaCry che ha colpito anche Boeing. Prima di tutto dobbiamo fermare tutto il traffico sulla rete per essere sicuri che non succede un'infezione ransomware in nostra rete, perché questo è davvero il WannaCry. Adesso non è una roba di test. Windows sempre può fare queste update. Ok. Il ransomware è partito adesso. Questo Windows è fermato praticamente. Questa macchina dove sono tutta la informazione finanziaria, un sacco di cose molto importanti, è completamente fermato e basta. Ha successo praticamente la stessa cosa come a Boeing. Non è niente da fare in questo punto. Possiamo chiudere questa finestra e possiamo fare il power off della macchina. E andiamo avanti e guardiamo quanto semplice è ripristinare questa macchina a un punto del passato, e questa è la roba più intelligente che Sinetto fa. Quanto semplice è ripristinare questa macchina a un punto del passato quando prima dell'infezione con il ransomware. Questo tipo di ripristino nel mondo reale si fa direttamente sulla macchina primaria, adesso qui, ma per questo demo voglio andare sulla macchina di Disaster Recovery, dove abbiamo replicato tutti i backup, per mostrarvi questo concetto di ripristino della infrastruttura sulla macchina secondaria di Disaster Recovery. La macchina secondaria è sempre una macchina iperconvergente, molto simile con la macchina primaria, ha la stessa interfaccia. E adesso, per guardare i nostri backup, andiamo sui data store. Qui si vede che questo data store è replicato dalla macchina primaria.
possiamo guardare quanti backup abbiamo dal passato su questa macchina. Qui si vede la semplicità di uso perché semplicemente cliccando sul bottone di browse possiamo guardare il calendario e qui in questo calendario sono tutti i backup che abbiamo fatto su questa macchina. E proviamo semplicemente a scegliere e a ripristinare uno di questi. Per fare il ripristino dobbiamo solo cliccare sul bottone di clone. Se facciamo un clone di questo data store, il sistema sa che tipo di oggetto e che tipo di informazione e di dati sono dentro. Per esempio, qui il sistema sa il fatto che dentro è una macchina virtuale che è questa. E semplicemente facciamo clic sul bottone di clone. E qui potete vedere la velocità, ma soprattutto potete vedere l'automazione, perché tutte queste operazioni si fanno manuale da un IT manager. Su Sineto è tutto automatizzato. Adesso abbiamo la nostra macchina virtuale replicata e dobbiamo solo fare un power on per entrare dentro e per guardare se il ripristino che abbiamo fatto noi prima della infezione con il ransomware. Avendo tutta questa tecnologia unificata in un'unica piattaforma dal punto di vista software, è possibile fare questo tipo di ripristino al vivo di una macchina virtuale senza spendere tanto tempo. Ok. Aspettiamo il Windows. E come potete vedere, abbiamo ripristinato questa macchina prima della infezione con il ransomware e siamo andati indietro nel tempo, senza perdere niente. Prima della infezione e adesso è un ripristino che ha durato sotto un minuto e questo è il concetto di ripristino istantaneo. In questo modo possiamo ripristinare tutte le macchine virtuali che abbiamo sulla nostra infrastruttura, non solo quelle infettate o colpite di un ransomware. È possibile ripristinare l'intera infrastruttura IT, probabilmente non probabilmente, da sicuro, in sotto 15 minuti. Ok, grazie. Questo è stato il nostro demo, questa è stata la presentazione del nostro nuovo sistema operativo Sineto S4. Come vi ho detto, sulla parte di domande potete scrivere. Potete scrivere tutte le vostre domande. Una delle prime domande viene dal signor Oscar Maffi. Lui dice che il ripristino istantaneo è garantito dalle copie locali. Quindi mi confermi che non è stata ancora implementata la funzionalità promote di un clone che mi permette di mettere in produzione? Sì, ti confermo che è stata implementata questa funzionalità. Adesso, nella versione di Sineto S4 che vi ho presentato oggi, questa funzionalità di promote esiste. Se volete guardare, perché non abbiamo tempo oggi per guardare anche questa parte, ma se volete guardare insieme con me questa parte, sono disponibile per voi. Dovete semplicemente scrivermi un'email,
tutta questa parte di promote di una macchina da un backup, da un clone, è stata implementata. Adesso dovete semplicemente fare un click e tutti i processi sono automatizzati indietro, e la macchina replicata diventa diventa la macchina virtuale primaria. Sì, la seconda domanda è praticamente la stessa. Sì, una macchina ripristinata da un backup con la funzione di clone può essere in produzione praticamente solo cliccando il bottone di promote. Un'altra domanda dal signore Bruno è: la macchina è ripartita sul DR, come la riporto sul principale? Non so se capisco veramente bene la domanda. Sì, praticamente la macchina è partita sulla macchina di DR, la stessa macchina che abbiamo visto sulla macchina primaria, perché noi abbiamo ripristinato la macchina da un backup replicato. Altra domanda dal signore Bonini: l'aggiornamento da Cinetto Storage OS 3 al Cinetto OS 4, questo nuovo sistema operativo, sarà trasparente? Sì, nel senso, noi stiamo lavorando per creare una nuova versione del nostro sistema operativo vecchio, che è in grado di analizzare se la parte hardware e la parte architetturale indietro, tutti i data store, i file share, tutte queste cose possono essere aggiornate a Cinetto OS 4, e al stesso tempo questa versione è in grado di fare proprio l'aggiornamento. Posso dirvi che questa nuova versione del sistema operativo vecchio viene a voi tra poco. Adesso parliamo di settimane, non più. Un'altra domanda è: si può montare un data store via NFS su un host esterno utile nella migrazione delle VM? La risposta è sì, è possibile fare questa cosa se avete visto sull'interfaccia e questo schermo di volumi. Qui parliamo di una condivisione tramite NFS oppure l'iSCSI. Adesso la risposta è sì, è possibile montare un volume esterno. È solo possibile per adesso fare questa cosa in NFS oppure in iSCSI, ma la risposta è sì. Altra domanda è: l'update sarà disponibile anche per sistemi 3000 acquistati qualche mese fa, e quando sarà disponibile? Ho dato questa risposta sì. Stiamo lavorando su una nuova versione del sistema operativo vecchio che ti permette a fare questo aggiornamento, e che è capace a guardare il tipo di hardware, l'architettura dall'intero di questo prodotto, per capire se è possibile l'aggiornamento o no. Per le macchine 3000 sì, è una cosa che succede tra poco. Un'altra domanda è: attendo allora di essere contattato per capire come fare il promote. Sì, signore Maffi, ci sentiamo sull'email e vi faccio vedere. Se non ci sono altre domande, se Alessandro non vuole aggiungere niente, voglio ringraziarvi per il vostro tempo oggi. Spero che avete visto una cosa interessante, perché come vi ho detto all'inizio, il Cinetto OS 4 è praticamente l'unico sistema operativo nel mondo che riesce a integrare tutti questi concetti
di fare il management delle macchine virtuali direttamente nella interfaccia e fare il disaster recovery e il ripristino dalla stessa interfaccia con tutti questi concetti unificati. Alessandro, hai anche tu qualcosa Sì, di mi aggiungere? senti bene? Sì, io ti sento molto bene. No, perché purtroppo un audio abbastanza difettoso. No, direi che sulla tua esposizione non ho nulla da aggiungere, tutto molto chiaro. La cosa che volevo dire a tutti i rivenditori è che essendo l'OS4 un sistema operativo molto più semplice, molto più intuitivo di quanto non lo fosse lo 3, noi del Dipartimento di Sales abbiamo comunque messo in piedi la possibilità mediante un ambiente su dei nostri server di dare la possibilità a tutti i rivenditori di poter far vedere dal vivo ai loro potenziali clienti una demo dell'OS4 fatta direttamente dai rivenditori. Quindi sostanzialmente adesso me ne occuperò direttamente facendo un po' di training e dando appunto ai rivenditori uno script dedicato. L'obiettivo è quello che anche voi possiate lavorare direttamente sull'OS4 in diretta collegandoci in VPN sul nostro server, in modo da far vedere esattamente le cose che ha fatto vedere Dragos oggi a voi. Credo che al di là di ogni slide o di ogni parola, il fatto di far vedere il prodotto dal vivo, visto la potenzialità che ha e visto la semplicità che ha, possa essere il migliore strumento di marketing in assoluto. Quindi, appena avremo finito questo ciclo di webinar, questo è il secondo, ne faremo ancora un terzo intorno al 20 di aprile, se non vado errato, vedrò appunto di organizzare un webinar insieme a Dragos in cui vi daremo gli strumenti per essere anche voi autonomi nel far vedere il prodotto ai vostri potenziali clienti. Volevo solo aggiungere questo. Adesso grazie a tutti per essere con noi oggi. Spero che avete visto delle cose veramente interessanti. Potete scaricare quei due documenti, il manuale del SINET OS4 e il Quick Start Guide per l'HyperSeries 3000 da qui. Spero di incontrarvi ai nostri webinar nel futuro. Arrivederci. Sineto, your data, our business.